Benvenuti a questo nuovo video di Impara Gratis. Ci troviamo a Santa Marina, presso il ristorante La Baita, e stiamo qui per parlare di cosa? Parliamo del fenomeno dell'acquisto online, o meglio, di usare internet per essere più performanti per quanto riguarda tutto ciò che riguarda gli acquisti online. Siamo a Santa Marina e possiamo usare internet per comprare meglio. E allora che cosa vuol dire questo? Che noi siamo contro i negozi tradizionali? Assolutamente no. Io credo fortemente che il commercio elettronico si svilupperà sempre di più nei prossimi mesi, nei prossimi anni, ma è importante che anche i negozi fisici si adeguino alle caratteristiche dei negozi online. E quello che dovremmo fare tutti noi è questa operazione qua. Sfruttare internet come comparatore di prezzi. Che cos'è un comparatore di prezzi? È una funzionalità che noi abbiamo quando scopriamo in tempo reale un oggetto quanto costa all'interno di un sito internet o di più siti internet. E facciamo un esempio pratico. Se io, ad esempio, voglio acquistare un cellulare, io posso fare un'operazione di questo tipo. Posso andare su internet, cercare una recensione di un buon cellulare. Ora il mio amico Marino, ad esempio, deve comprare un cellulare di fascia di costo basso, ma che abbia ottime caratteristiche. E ora io ho suggerito a lui di andare a visitare il sito di Andrea Galeazzi. Lo facciamo ora insieme. Andiamo a vedere delle recensioni dei telefoni fatti da un ragazzo che come lavoro fa questo, cioè recensisce in maniera indipendente i telefoni, e poi sceglieremo il telefono che andremo a cercare su un comparatore dei prezzi. Allora, vediamo insieme. Andiamo sul sito andreagaleazzi.com e andiamo a vedere che cosa ci propone. Ovviamente vi consiglio di iscrivervi al canale YouTube di Andrea Galeazzi perché continuamente vedete le date, recensisce i suoi telefoni e anche altri oggetti di tecnologia, ma siccome abbiamo diciamo, già individuato nei telefoni Xiaomi la marca su cui vogliamo sapere il miglior rapporto qualità-prezzo, andiamo qui e facciamo una ricerca. Xiaomi, ecco qui, e scopriamo i telefoni che Andrea ha recensito ultimamente. Prendiamo ad esempio il primo che ci viene mostrato, cioè lo Xiaomi Red Note 6 Pro. Leggiamo la scheda tecnica e scopriamo che è un telefono recentissimo perché è uscito il 1° di ottobre. E andiamo a vedere i prezzi di questo telefono. Ovviamente, dopo che abbiamo individuato che questo come il telefono che si situa nella fascia che fa per noi, ci spostiamo su un altro sito. Copiamo negli appunti il testo Xiaomi Red Note 6 Pro, lo copiamo negli appunti, poi andiamo su Google e scriviamo trova prezzi Xiaomi Redmi Note 6. E andiamo a scoprire questo comparatore. Eccoci che abbiamo una lista di negozi con le recensioni degli acquirenti e anche lo scudo per dire che questo negozio è certificato. Ovviamente possiamo fare tutta la nostra ricerca e una volta individuato il negozio online che ci interessa, possiamo procedere all'acquisto. Ovviamente possiamo anche andare in un negozio fisico sotto casa e fare la stessa operazione. Una volta che abbiamo individuato il prezzo migliore del mercato, possiamo andare al negozio fisico sotto casa e scoprire qual è lo scostamento tra il prezzo online e il prezzo applicato nei nostri territori. Questa è una cosa che possiamo comunicare ovviamente a chi ci interessa per fare in modo che realmente tutti quanti si adeguino al prezzo migliore sul mercato. Per oggi è tutto, grazie da Impara Gratis.